Serie A Team. E tutto è pronto proprio perché vogliamo un finale di campionato che ci permetta di accettare il verdetto del campo. Si parte. Il Vicenza poi è stato esonerato. Lo scatto di Nedved oggi a destra, cerca lo spazio per il cross, mentre mi dicono che ha segnato il Parma, quindi Parma 1 Lecce 0. Il tiro di Nedved sul fondo. Peron di prima, in mezzo Nedved, Simeone! Tranquilla, Nedved ha dato il pallone in mezzo, è arrivato proprio Simeone con i suoi classici inserimenti da dietro, sempre in posizione centrale, e la posizione era ottima per poter girare in porta. La loro intesa, bisogna giocare spesso assieme, anche perché sono due giocatori a cui piace stare proprio molto spesso. Inquadrato Franco Colomba, Luca Speciale, sono passati 8 minuti, la posizione in Coppa UEFA. Nedved, attenzione, prova il sinistro, respira. A prendere appunto i passaggi dai centrocampisti che arrivano da dietro. Nedved, Nedved defilato a destra, c'è Pancaro. Favalli, cross al centro, pericoloso! Nedved non ce la fa a trovare la porta. Si è entrato benissimo, gli aveva creato lo spazio Simone Inzaghi, che era andato sul primo palo, è arrivato da dietro, splendida elevazione, però non è riuscito a centrare lo specchio della porta. È un Nedved che si sta dimostrando il più pericoloso della squadra laziale. Nedved, Pancaro, c'è Pancaro, riparte Nedved. Veron, sfioro di testa, Cozza, dalla parte opposta sbuca Morabito, pallone toccato, rivediamo. Sì, Nedved, Panca fuori gioco, l'arbitro guardaline, se facessero tutti alla stessa maniera andrebbe bene. Nedved regolare di Brevi su Veron, inesauribile sino ad ora. Salas, lo rincorre Morabito, il cileno per Nedved, buona l'incursione, Nedved mette al centro, terribile spinta di Pavel Nedved, bella l'azione con il lancio di Salas, bellissimo, guardate l'inserimento, ecco, bellissimo, veramente bello, però non è riuscito. Mentre c'è Nedved che viene fermato da Morabito, fallo laterale per la Lazio che insiste. Molto buono, pericoloso, riesce sempre a anticipare Inzaghi, che a sua volta è molto bravo proprio in queste cose, nell'anticipare il proprio difensore, quindi dimostrazione della... Bello il pallone di Veron, peccato che ha preso... È rimasto un po' dietro. Sì, gran palla. Possano essere veramente pericolosi. Con Simeone, Nedved cerca lo spazio per il tiro, regola del vantaggio, Guido Shadogan, ancora Nedved, Veron, Giacchetta, pallone di ritorno intercettato da Nedved, buono il break, la botta, è una bolgia ora, uno sventolio di bandiere biancocelesti. Nedved, pallone per Salas, posizione regolare, 3 contro 3. Nedved, buono il pallone di ritorno, lungo pallone a cercare Nedved, va a chiudere Giacchetta, l'ultima Couto, Nedved, lungo pallone a cercare Inzaghi, per lui Veron, Nedved, Veron, tanto a Perugia le condizioni climatiche sono proibitive, c'è un autentico meno, poi l'assist per Nedved. Nedved si propone, Pancaro velocissimo sulla destra, l'avete visto sfrecciare in questa inquadratura. Nedved, Alas, Nedved, Inzaghi non deve rimbalzare in tre punti diversi del campo, non so se Nedved. Largo il pallone per Favalli. Ma sul foglietto era stato scritto questo, Eriksson si è messo le mani nei capelli, ha guardato il suo dirigente. Baronio, Pirlo, fermato da Nedved. Un gol molto pesante, importante. Nedved, evita Callon. Poi rimane a terra, su infortunio, Pavel Nedved. Nedved, Veron, tocco morbido. Nedved mette al centro, Mancini! Mancini che oggi chiude la sua carriera di calciatore. Forse doveva tirare subito, eh? Chiude, forse poi non si sa. Per Veron, gran giocata di Simeone. Nedved di testa, Mancini in aria,
Viene portato mentre c'è Salas. Nedved chiude l'azione da Lazio della regina. Allora Nedved per lo scatto di Sergio Conceição. Va Shadogan. Peron. Nedved, triangolo. L'ultimo tentativo per verificare. Poi di Perugia Juve rimangono tutti qui allo stadio. Ho paura di sì. In ogni caso, sentite, io credo che passa. Nedved, pallone un po' lungo, Nedved riesce ad agguantare la sfera. Salas. Dopo non c'è stata più partita ed era anche logico per pensare che questo potesse succedere. L'azione avanti, Salas, di coloro i quali invece sono ancora seduti. Un clima di grande festa sicuramente. C'è... di pregiudicare, intanto qui praticamente non si gioca più. C'è stata l'invasione di campo, infatti stanno rientrando nelle tribune i vari tifosi. Ancora 4 minuti, adesso stanno distribuendo le maglie. Le maglie, sono andati i magazzinieri a riprenderne di nuove perché logicamente... Quello d'accenno del recupero, Luca, quanto recupero c'è? Penso due o tre minuti. Adesso provvede all'accenno, non so quanto. Luca Speciale, ecco la fine dell'incontro. Ecco che i giocatori della Lazio vogliono vedere la partita in mezzo al campo. Sì, eh? Alcuni. Tanto c'è l'invasione, penso che sarà difficile che i giocatori della Lazio possano vedere la partita dal campo. Un po' di confusione. Fuggi generale, vedete le immagini. A Roma.